Bene, cari amici, ben ritrovati. I tempi difficili, come sono questi, perché sono tempi indubbiamente difficilissimi, sono proprio i tempi giusti per approfondire la ricerca, per capire meglio la necessità della ricerca, per rimotivare il proprio anelito alla libertà. Proprio quando le libertà possono essere limitate per tanti motivi, fisici, politici, spirituali, psicologici, no? Tante situazioni che ci mettono in difficoltà e limitano la nostra libertà. Quello è il momento in cui bisogna avere fame e sete di nuova libertà, di maggiore libertà. Contro tutte le evidenze e contro tutti i poteri di questo mondo, più o meno consci, che in un modo o nell'altro odiano sempre lo spirito libero. Quindi coltiviamolo, ragazzi, coltiviamolo con forza, ricerchiamo la nostra integrità. L'integrità, essere uno. Essere integri, capite? Non a pezzi, avere il cuore unificato e meno a pezzi, come si dice, o il cuore a pezzi. Ecco, noi abbiamo spesso il cuore a pezzi, invece. E questa è, come dire, la prima consapevolezza di un laboratorio serio. Un laboratorio spirituale serio parte sempre dalla realtà e dalla consapevolezza delle cose come stanno. Quindi nessuna ideologia, nessuna astrattezza, nessun intellettualismo, nessuno spiritualismo, nessun moralismo. Il dato di partenza qual è, amici miei? Ora, qual è? Ve lo dico io? Basta che vi sentiate, che passiate ad ascoltare la vostra interiorità. Il dato di partenza è sempre, in qualche modo, una certa confusione, un certo disturbo interno. L'interiorità umana è turbata e disturbata, sempre. Agitata, confusa, un po' amareggiata in certe aree, anche inconsce, un po' impaurita, un magma confuso. Allora, il cammino verso l'integrità, l'unificazione e quindi la pace, darsi pace, la pace è, come dire, un frutto della integrità e della unificazione interiore. Questo cammino è una pratica anche, cioè non viene da sé. Se noi lasciamo la nostra interiorità i fumi emotivi e direi inconsci che agitano costantemente la nostra interiorità, beh, che cosa otteniamo? Otteniamo che questa confusione regni sovrana, ecco, regni sovrana dentro di noi. Ma non è necessario. Possiamo subito, secondo il nostro motto, no? Darsi pace è adesso, possiamo iniziare subito un cammino che curi questa interiorità e curarla significa unificarla, pacificarla, acquietarla in un ascolto più profondo. E quindi subito oggi faremo una piccola pratica rinnovando l'esperienza che stiamo iniziando, spero, a praticare
cioè la pratica meditativa in 5 stadi. Vi prego di mantenere desto uno spirito di sana curiosità. Andiamo alla pratica come per scoprire qualcosa in più di ciò che ci diciamo. Ogni volta qualcosa di più e qualcosa di nuovo. Sappiate che questo è vero. Io faccio pratica regolare almeno quasi da 40 anni, dal 1981, e per me c'è sempre qualcosa di nuovo. Perché la nostra interiorità, chiamiamola anima, chiamiamolo spirito, chiamiamolo coscienza, lo volete chiamare, come volete chiamare, nocciolina americana, a me non importa come la volete chiamare, quella cosa che adesso sta ascoltando le mie parole e le capisce, quella cosa lì, quella che Cartesio chiamava res cogitans, la cosa pensante, quella cosa non ha confini. Quella cosa non la conosceremo mai del tutto, conoscendola continuamente, perché è essa stessa che si conosce, è essa stessa che continua a conoscersi e la sua dinamica è conoscenza eterna. Quindi si conosce e si conoscerà eternamente nuova. Mentre noi ci distraiamo in una marea di cazzate. Perché tutto quello che facciamo fuori da questa consapevolezza, detto all'americana, è una cazzata. Cioè è una cosa che tu fai senza saperlo, inconscio, automatico, come una bestiolina, un animaletto, topetto, dentro la gabbietta. Tempo perso. Mentre quello che facciamo sapendo di farlo è un atto libero della coscienza nel suo continuo lavoro di conoscenza di sé. Bello! Questo si chiama spirito, lo vedremo nei prossimi 200 anni di lavoro, se lo facciamo. Però si inizia ora, sempre ora, non si rinvia. Non c'è tempo da perdere, quindi subito, cari ragazzi, si passa dallo stato di una coscienza, come dicevamo, un po' confusa, ad una coscienza che incomincia a concentrarsi volontariamente, è un atto libero, dello spirito che inizia a decidere lui cosa fare, cosa pensare, dove indirizzare l'attenzione, capite? Questo è già un atto rivoluzionario assoluto, ti siedi e incominci a spostare la tua attenzione e la sposti sulla percezione interiore della tua corporeità. Ricercando, ascoltandoci da dentro una posizione del corpo più equilibrata, più rilassata. Che otteniamo verticalizzando la colonna vertebrale dal basso verso l'alto, e lasciando che il peso del tronco scenda con un gesto interiore del nostro abbandono sul sedile.
La nostra attenzione a questo punto si sposta sull'andamento naturale del respiro. E iniziamo ad aspettare l'inspiro. In modo che la nostra coscienza si faccia da sfondo, cioè osservi il venire dell'inspiro. Senza intervenire. Vi prego di consolidare questa nostra prima concentrazione imparando a gustare questa coscienza che osserva e che osservando qualunque fenomeno a partire dall'inspiro, restando se stessa, restando quieta, ci sta già donando un nuovo senso di integrità e di pace. L'inspiro viene da solo e va via da solo. Questo è un mutamento. Ma la coscienza che osserva, il mutamento, resta nella sua pace. Nell'ispiro accoglie, è accoglienza, nell'espiro mi abbandono, e cioè non trattengo.
l'abbandono si approfondisce se è reale. Ed è reale se è un atto volontario dello spirito. Mi abbandono davvero. In questo espiro scendo con l'espiro e mi abbandono. Stiamo rinforzando la coscienza distaccata alimentando in noi le sue qualità intrinseche di dolcezza, sorrido. E di distacco. Mi abbandono. In questa fase, a volte rinforziamo questa consapevolezza ripetendo il gesto di accogliere nell'inspiro sorridendo e di lasciare andare nell'espiro mi abbandono. A volte compaiono contenuti, pensieri, immagini. Emozioni. Frammenti mnemonici. O addirittura onirici. E noi li accogliamo nella consapevolezza, sorridiamo a questo contenuto, rendendoci consapevoli della sua presenza, ma nell'espiro decidiamo di abbandonarci di più, e cioè di non identificarci con quel contenuto, qualunque esso sia. E a volte, continuando in questo lavoro, con grande calma, sperimentiamo questa pace. Questo momento meraviglioso. Questo momento meraviglioso è solo l'esperienza rinnovata della nostra coscienza
non condizionata. Questo è meraviglioso. L'esperienza di uno spirito realmente libero. Presente adesso. In un momento che non passa.